Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria. Il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. Non c'è amore più grande di chi dona la sua vita. O croce, tu doni la vita e splendidi gloria immortale. Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria. Il Signore la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, ancora una volta vogliamo ripercorrere la tua salita al Calvario. Ci rendiamo disponibili a fare nostri i sentimenti e le intenzioni che hanno sorretto te e tutti i martiri, senza tuttavia nasconderti che la sofferenza spesso è per noi difficile da accettare. Di fronte alla croce, oggi sentiamo forte il bisogno di affidare a te le angosce e le paure, la solitudine, le domande di senso nostre e di tutta l'umanità. Benedici il nostro desiderio di accompagnarti sulle strade del mondo verso la risurrezione e la vita, per unirci ai nostri fratelli che sono nella sofferenza, a tutti i poveri del mondo, ai popoli derubati e offesi nella loro dignità, ai popoli martoriati dalle guerre. Ci si accompagna la tua madre addolorata, perché ci sostenga nel nostro cammino e ci incoraggi con la sua presenza. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore Gesù, non sia vana per noi la tua croce e la tua risurrezione, fa che camminando con te, viviamo con te. Consegniamo a te la nostra vita, perché tu possa continuare l'opera che hai iniziato. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Prima stazione. Gesù condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Allora essi gridarono più forte: crocifiggilo. E Pilato, volendo dare soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Dagli scritti di Padre Pio da Pietrelcina. Ascendiamo, mie dilettissime sorelle e figliuole,
senza mai stancarci. Il Calvario carichi della croce e teniamo per fermo che la nostra ascensione ci condurrà alla celeste visione del nostro dolcissimo Salvatore. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Signore, aiutaci a capire che tutto quello che hai fatto l'hai fatto per noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non accogliamo i tuoi doni. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non sappiamo dirti grazie. Signore pietà, pietà di noi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Matteo. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Dagli scritti di Padre Pio da Pietrelcina. Quanto è dolce, Padre, il nome croce. Qui, a piede la croce di Gesù, le anime si rivestono di luce, si infiammano di amore. Qui mettono le ali per elevarsi ai voli più eccelsi. Sia dessa croce anche per noi sempre il letto del nostro riposo, la scuola di perfezione, l'amata nostra eredità. A tal fine badiamo di non separare la croce dell'amore a Gesù, altrimenti quella, senza di questo, diverrebbe un peso insopportabile alla nostra debolezza. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Gesù, aiutaci a capire e a fare la tua volontà. Signore pietà, pietà di noi. Sì, Gesù, aiutaci ad accettare la sofferenza. Signore pietà, pietà di noi. Gesù, aiutaci ad accogliere il tuo amore. Signore pietà, pietà di noi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal profeta Isaia. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Dagli scritti di Padre Pio. Non ti spaventare se io permetto al demonio di tormentarti, al mondo di disgustarti, alle persone a te più care di affliggerti, perché niente prevarrà contro coloro che gemono sotto la croce per amore mio. Sotto la croce si impara ad amare,
ed io non la do a tutti, ma solo alle anime che mi sono più care. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che, chiusi nel nostro egoismo, dimentichiamo il sacrificio di amore che hai compiuto per noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che la nostra vita non è una continua e generosa offerta per tutti i fratelli in difficoltà. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non ci apriamo al perdono e alla misericordia. Signore pietà, pietà di noi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione. Gesù incontra Maria, sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Dagli scritti di Padre Pio. La Vergine addolorata ci ottenga dal suo Santissimo Figlio di farci penetrare sempre più nel mistero della croce e di inebriarci con lei dei patimenti di Gesù. La più certa prova dell'amore consiste nel patire per l'amato, e dopo che il figliuolo di Dio patì per puro amore tanti dolori, non resta alcun dubbio che la croce portata per lui diviene amabile quanto l'amore. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutti i figli che fanno soffrire le loro madri. Signore pietà, pietà di noi. Per chi si trova nella sofferenza e non confida nella protezione di Maria. Signore pietà, pietà di noi. Per tutti coloro che non si lasciano accompagnare dalla presenza silenziosa di Maria. Signore pietà, pietà di noi. Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce madre di Gesù, santa madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simon di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Dagli scritti di Padre Pio. Consolati, tutto passa. Gesù ti presenta una croce molto pesante, sì, ma non perderti d'animo. La croce di Gesù fu molto più pesante. Non temere, egli è vicinissimo a te e ti guarda. È lì per alleviarti i dolori.
e tu lui invoca, sia nei pericoli, sia nelle cose prospere. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che per orgoglio siamo incapaci di metterci al servizio degli altri. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che chiudiamo il cuore a Cristo che passa. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non partecipiamo al dolore degli altri. Signore pietà, pietà di noi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal profeta Isaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, né splendore per potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosci il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Dagli scritti di Padre Pio. Lo so che soffri, ma la sofferenza non è forse il segno certo che Dio ti ama? Lo so che soffri, ma non è forse questa sofferenza il distintivo di ogni anima che ha scelto per sua porzione ed eredità un Dio e un Dio crocifisso? Lo so che il tuo spirito è sempre avvolto nelle tenebre della prova. Ma ti basti, mia buona figliuola, il sapere che Gesù è con te, è in te. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non sappiamo riconoscerti in chi ci sta vicino. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che con la nostra indifferenza feriamo i fratelli. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che per paura di esporci non siamo testimoni della verità. Signore pietà, pietà di noi. Dopo averti contemplata col tuo figlio addolorata, quanta pena sento in cuor, Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro delle Lamentazioni. Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri, mi ha spezzato con la sabbia i denti, mi ha steso nella polvere. Dagli scritti di Padre Pio. Mi copro il volto di rossore. So benissimo che la croce è il pegno dell'amore. La croce è caparra di perdono. E l'amore che non è alimentato, nutrito dalla croce, non è vero amore. Esso si riduce a un fuoco di paglia. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi.
per tutte le volte che non sappiamo riconoscere le tue opere. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non ringraziamo te nella persona dei nostri fratelli. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che voltiamo le spalle alla tua misericordia. Signore, pietà, pietà di noi. Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli copriteci, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Dagli scritti di Padre Pio. Figliuole dilettissime di Gesù, ascoltate il mio debole consiglio, che è secondo Dio. Allontanate da voi ogni soverchia preoccupazione, che nasce dalle prove con le quali il buon Dio vuole visitarvi. E se ciò non vi è possibile, allontanatene da voi il pensiero, e in tutto vivete rassegnate ai doveri divini. Diciamo insieme: Signore, pietà, pietà di noi. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che abbiamo rifiutato il tuo amore. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che abbiamo preferito altro a te. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non ti abbiamo riconosciuto re sulla croce. Signore, pietà, pietà di noi. Dolce Madre dell'amore, fa che il grande tuo dolore io lo senta pure in me. Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Salmo 34. Ma essi godono della mia caduta, si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso, mi dilaniano senza posa, mi mettono alla prova, scherno su scherno, contro di me digrignano i denti. Dagli scritti di Padre Pio. Grazie ai favori dei quali Dio non cessa di ricolmarmi, mi trovo migliorato assai nella fiducia di Dio. Per l'addietro, alle volte, mi pareva di avere bisogno degli aiuti altrui, adesso non più. Conosco per propria esperienza che il vero rimedio per non cadere è l'appoggiarsi alla croce di Gesù, con la confidenza in Lui solo, che per la nostra salvezza volle esservi appeso. Diciamo insieme: Signore, pietà, pietà di noi. Signore, pietà, pietà di noi.
per tutte le volte che rifiutiamo la croce come fonte di salvezza. Signore, pietà di noi. Quando, Signore, non ci accorgiamo della sofferenza dei nostri fratelli. Signore, pietà di noi. Per tutte le volte che non ci fidiamo di Te, Signore, datore di ogni bene. Signore, pietà di noi. Le ferite che il peccato sul suo corpo ha provocato siano impresse, o Madre in me. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. I soldati si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Dagli scritti di Padre Pio. In alto dunque i cuori, pieni di fiducia in Dio solo. Umiliandoci sotto la potente sua mano, accettiamo di buon viso le tribolazioni a cui la pietà del Padre Celeste ci sottomette, affinché Egli ci esalti nel tempo della visita. Diciamo insieme: Signore, pietà, pietà di noi. Signore, pietà di noi. Quando, Signore, non ci spogliamo di noi stessi per poter essere rivestiti di Te. Signore, pietà di noi. Per tutte le volte che non ci impegniamo nell'instaurare un clima di pace attorno a noi. Signore, pietà di noi. Per tutte le volte che non ci convertiamo a Te. Signore, pietà di noi. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù è crocifisso. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche i due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Dagli scritti di Padre Pio. Tu mi hai fatto salire sulla croce del Figlio tuo, ed io mi sforzo di adattarmici alla migliore maniera. Sono convinto che giammai ne discenderò. Diciamo insieme: Signore, pietà di noi. Signore, pietà di noi. Signore, per tutte le volte che non siamo pronti al perdono. Signore, pietà di noi. Gesù, per tutte le volte che non accogliamo il tuo perdono. Signore, pietà di noi. Cristo, per tutte le volte che non amiamo te e i fratelli. Signore, pietà di noi. Del figliuolo tuo trafitto, per scontare ogni delitto, condivido ogni dolore. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Venuto mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed egli, dando un forte grido, spirò. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Dagli scritti di Padre Pio. Soffri rassegnato, perché ne hai ben ragione, perché la tua sofferenza è voluta da chi vuole renderti simile al suo unigenito. Soffri, ma non temere, perché chi ti pone nella sofferenza si compiace di te. Ma credi pure che Gesù stesso soffre in te e per te e con te, affin di associarti alla sua passione per la salute dei fratelli. Diciamo insieme: Signore, pietà, pietà di noi. Signore, pietà, pietà di noi. Nostro Signore e Maestro, che ti sei fatto servo per noi. Signore, pietà, pietà di noi. Cristo Gesù, che sei morto in croce per noi. Signore, pietà, pietà di noi. Re dei re, che ci hai dato la vita attraverso la tua morte e resurrezione. Signore, pietà, pietà di noi. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente a Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Comprato un lenzuolo, calò il corpo di Gesù giù dalla croce. Dagli scritti di Padre Pio. So benissimo che la croce è il pegno dell'amore. La croce è caparra di perdono. E l'amore che non è alimentato, nutrito dalla croce, non è vero amore. Esso si riduce a fuoco di paglia. Diciamo insieme: Signore, pietà, pietà di noi. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutti i sangue innocente sparso in ogni parte del mondo a causa delle guerre e delle ingiustizie. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le giovani vite stroncate dalla droga e dai falsi ideali. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le mamme che piangono i loro figli perduti. Signore, Signore, pietà, pietà di noi. Con amor filiale voglio fare mio il tuo cordoglio.
rimanendo accanto a te. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 14ª stazione. Gesù è posto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Matteo. Giuseppe d'Arimatea, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì davanti al sepolcro Maria di Magdala e l'altra Maria. Dagli scritti di Padre Pio. Se anche vedessi l'inferno di fronte a me, mi trovassi sull'orlo dell'abisso, non diffiderei, non dispererei, confiderei in Lui. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutti quelli che soffocano la verità nell'ingiustizia. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non abbiamo testimoniato la fede nella resurrezione. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non abbiamo annunciato ai fratelli la gioia del Cristo risorto. Signore pietà, pietà di noi. O Madonna, o Gesù buono, vi chiediamo il grande dono dell'eterna gloria in ciel. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Il libro dell'imitazione di Cristo dice a ciascuno e a noi in modo particolare: se non sei teologo, se non sei filosofo o intellettuale, nella tua meditazione immergiti nella passione di Cristo. San Francesco e Padre Pio lo hanno fatto. Il risultato fu che possiamo chiamarli tutti e due rappresentanti stampati dello stesso Cristo. Nella Via Crucis ci sono uomini e donne che accompagnano Gesù per consolarlo con la loro presenza, aiutarlo, poi discenderlo infine dalla croce e metterlo nel sepolcro. La Veronica, il Cireneo, le Pie Donne e soprattutto sua Madre Maria. Anche noi lo abbiamo accompagnato con le nostre croci quotidiane, le nostre paure, i nostri dubbi, ma anche con la speranza che la morte non è la fine di tutto, ma attendiamo fiduciosi il momento della risurrezione, ragione della nostra vita e della nostra speranza cristiana. Preghiamo per il Santo Padre e per l'acquisto delle indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie a tutti i nostri padri, e
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, scenda la tua benedizione su questi tuoi figli che hanno commemorato la morte del tuo figlio nella speranza di risorgere con lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ti seguirò, ti seguirò, Signore, e nella tua strada camminerò. Ti seguirò nella via croce ci sarà.